Buongiorno bambini e bambine, buongiorno a voi mamma e papà dalla vostra Carmen e bentrovati al nostro consueto appuntamento della domenica mattina con Senti chi parla qui sulla fantasmagorica radio Kismet Opera. Nella puntata di oggi i protagonisti saranno i suoni e i rumori. Ma sapete qual è la differenza? Beh, per la verità possiamo dire che in musica la differenza è del tutto soggettiva, cioè chiameremo suono tutto ciò che è gradevole al nostro orecchio e rumore tutto ciò che invece lo infastidisce. Una cosa però è certa, con entrambi possiamo giocare ed è ciò che faremo con la caccia ai suoni. Prima però seguiremo l'avventura di due amici molto speciali, si chiamano Roy e Jimmy. Sono uniti dalla passione per la musica, raccontata benissimo nell'albo scritto e illustrato da Cindy Woon, dal titolo La musica più bella del mondo. Pronti? Allora sediamoci, concentriamoci e ascoltiamo. La musica più bella del mondo. Roy è un leoncino che vive in una grande città. La sua passione è la musica. Il suo vicino di casa è un lemure di nome Jimmy. Anche a lui piace la musica. E quando Roy suona, Jimmy è sempre con lui. Balla, batte il tempo, canta. È davvero fastidioso per qualcuno destinato a diventare un grande musicista. Se voglio diventare un famoso violinista, pensa Roy, per prima cosa devo trovare dei suoni bellissimi. E così trascorre ore e ore in cerca dei suoni più diversi, che poi raccoglie e conserva nelle bottiglie. Ma quando cerca di riprodurli con il violino, il risultato è sempre piuttosto deludente. Anche Jimmy cerca i suoni, ma un grande musicista come Roy non ha bisogno di aiuto. Un giorno Roy decide di partire da solo alla ricerca del suono più bello del mondo. Si addentra nella foresta, dove raccoglie il picchiettio della pioggia. Scala le montagne più alte, dove raccoglie il cinguettio degli uccelli. Attraversa il deserto, dove raccoglie il fischio del vento, si riposa in riva al mare, dove trova lo sciabordio delle onde, e vista il mercato all'alba per catturare il chiacchiericcio dei venditori. Insomma, viaggia proprio dappertutto. Ma più cerca e più è confuso. Qual è il suono più bello di tutti? Non riesce a decidersi e per quanto chieda in giro, ognuno gli dà una risposta diversa. Roy si sente sempre più solo. Così decide di tornare a casa. Al suo rientro, nulla è cambiato. Non è riuscito a trovare il suono più bello del mondo ed è molto triste. Poco dopo sente bussare alla porta. È Jimmy che ce la mette tutta per tirarlo su di morale. In scena qualche numero, ma non è tanto divertente. Fa una danza sciocca, ma è davvero troppo sciocca. Infine, Jimmy chiede a Roy di fargli sentire i suoni che ha raccolto durante il viaggio. Poco a poco, Roy ricorda di quando ha cavalcato il cammello nel del vento. Ricorda di quando ha giocato con le scimmie nel della pioggia e mentre richiama alla mente lo splash splash delle onde, cerca il suo violino, ma è sparito. Per fortuna Jimmy ha una sorpresa per lui. Roy prende il violino e si rende conto che Jimmy è stato al suo fianco in ogni momento del viaggio. Pensa all'amico e comincia a suonare. Ora Roy e Jimmy raccolgono i suoni insieme. Gli abitanti della città si rivolgono a loro per ritrovare i suoni che preferiscono. Ogni tanto Roy sente qualcosa che gli fa venire voglia di suonare il violino. Jimmy è sempre accanto a lui, balla, batte il tempo e canta. Forse quelli di Jimmy non saranno i suoni più belli del mondo, ma di sicuro questa è la musica preferita di Roy.
Davvero non c'è musica più bella di quella che si crea quando siamo in compagnia dei nostri amici, qualunque sia la nostra età. Però per il momento dobbiamo, ahimè, restare ancora per qualche tempo lontani dai nostri amici, ma non per questo dobbiamo essere tristi, eh no, perché ci sono mille modi per essere felici ugualmente. Ad esempio inventando nuovi giochi. Vivendo da tanti giorni e per così tante ore in casa, sono certa che a questo punto avremo scoperto degli angoli e dei segreti delle nostre abitazioni di cui finora ignoravamo l'esistenza. Ad esempio, l'altro giorno, per una strana combinazione di eventi, mi sono ritrovata seduta sul pavimento. Certo, è stato dopo aver fatto un po' di yoga e mi sono resa conto che intorno a me io non sentivo nessuna voce. Eppure non c'era silenzio. Così ho chiuso gli occhi, o forse erano già chiusi, non ricordo. Comunque, fatto sta che concentrandomi su quei nuovi suoni mi è scappato un sorriso. Perché? Perché ho avuto la sensazione di trovarmi catapultata in una foresta intergalattica fatta solo di rumori. Ho sentito un lamento fuori dalla finestra, molto probabilmente in realtà si trattava del vecchio cancello arrugginito che porta dei garage sotto casa mia. Ma ad un tratto, senza rendermene conto, mi sono ritrovata ad immaginare che invece si trattasse di una mucca preistorica bislacca che si lamentava perché non riusciva a fare la cacca. Davvero! Poi ho sentito il ticchettio dell'orologio alla parete che faceva l'eco al ticchettio dell'orologio sul comodino. E così, ecco che quei suoni all'improvviso appartenevano non più a degli orologi, ma a degli uccellini mai visti prima. Forse dei pro-pro-nipoti del pavone che ballavano a un tempo e per farsi una dichiarazione, non lo so. Comunque, nel frattempo il mio sorriso diventava sempre più grande pensando a quanto potere in realtà ha la nostra mente, che ci fa andare in ogni dove e in ogni tempo senza prendere neppure un aereo o una navicella spaziale. E allora ho aperto gli occhi e mi sono detta: Carmen, bisogna condividere questa esperienza anche con i nostri piccoli amici in radio. È così che ho avuto l'idea della caccia al suono. In pratica si tratta di una specie di caccia al tesoro, ma gli indizi che vi darò serviranno a scovare solo suoni e rumori all'interno della nostra casa. Cosa mi dite? L'idea vi stuzzica un po', siete pronti? Thank you.
frufru. Iu, iu, iu. Oh, 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 oh. Il poeta si diverte pazzamente, smisuratamente. Non lo state a insolentire, lasciatelo divertire, poveretto. Queste piccole corbellerie sono il suo diletto. Cucù, rurru, rurru, cucù. Cosa sono queste indecenze? Queste strofe bisbetiche? Licenze, licenze, licenze poetiche sono la mia passione. Fara, 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 tara, 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 tara. Para, 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 la, 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 la. Sapete cosa sono? Sono robe avanzate. Non sono grullerie, sono la spazzatura delle altre poesie. Bu, 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 fu, 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 friu, friu. Ma se d'un qualunque nesso sono prive, perché le scrive quel fesso? Bilo, 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 blu. Filo, 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 filo. Non è vero che non vogliono dire. Vogliono dire qualcosa. Vogliono dire come quando uno si mette a cantare senza sapere le parole. Una cosa molto volgare. Ebbene, così mi piace fare. Ha, ha, ha. He, he, he. Ho, ho, ho. U, u, u. A, e, i, o, u. Ma, giovanotto, ditemi un poco una cosa, non è la vostra una posa di voler con così poco tenere alimentato un sì gran fuoco? Wish, 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 shu, shu, shokoku, koku, koku, shukoku. Ma come si deve fare a capire? Avete delle belle pretese. Sembra ormai che scriviate in giapponese. Abi, ali, alari, ri, 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 ri. Lasciate pure che si sbizzarrisca. Anzi, è bene che non la finisca. Il divertimento gli costerà caro. Gli daranno del somaro. La bella bella, ba, fa la fa la fa la, fa la fa la fa la. A poi la 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 la. Certo, è un azzardo un po' forte scrivere delle cose così, che ci son professori oggidì a tutte le porte. Infine, io ho pienamente ragione. I tempi sono molto cambiati. Gli uomini non dimandano più nulla dai poeti. E lasciateli divertire! Bella, vero? Un po' bislacca forse, ma a me piacciono le cose bislacche, quelle che ci devo mettere un po' per capirle, che ti sorprendono, come una viuzza di campagna non asfaltata. E visto che ci stiamo divertendo con queste onomatopee, vi farò ascoltare anche un'altra poesia di Palazzeschi, che si chiama La fontana malata. Clof, clop, clof. Cloffete, cloppete, clocchete, e giù, nel cortile, la povera fontana malata. Che spasimo sentirla tossire. Tossisce, tossisce, un poco si tace. Di nuovo tossisce. Mia povera fontana, il male che hai, il cuore mi preme. Si tace, non getta più nulla. Si tace. Non so del rumore di sorta, che forse... che forse sia morta. Orrore! Ah no, rieccola, ancora tossisce. Clof, clop, cloc, clofete, clopete. La tisi uccide, Dio santo, quel suono eterno tossire mi fa morire. Un poco va bene, ma tanto che è l'agno. Ma Abel, Vittoria, andate, correte, chiudete la fonte, mi uccide quel suo eterno tossire. Andate, mettete qualcosa per farla finire, magari... magari morire. Madonna, Gesù, non più, non più, mia povera fontana, col male che hai, finisci, vedrai che uccidi pure me. Clof, clop, cloc, cloffete, cloppete, coccete. Ma a proposito di storie fantastiche e nuove scoperte, è arrivato finalmente il momento dell'ospite misterioso. E l'ospite di oggi è... il famigerato e per tanto tempo ignorato e un blasonato, anche se un po' sfigato, e qui con noi a Senti chi parla, il principe Mariolino! Buongiorno,
piramidi egizie, un cimitero indiano, fossili preistorici risalente al V secolo avanti dopo Cristo, reperti di antiche civiltà greco-magno-romane, il mostro di Loch Ness, il meteorite di Superman, Excalibur, la spada nella roccia o il cestino di Cappuccetto Rosso o chi più ne ha più ne metta. Oggi io, il principe Mariolino, impavido esploratore in provetta, goniometro di fama mondiale ed esperto di popoli mai conosciuti, vi condurrò alla ricerca di tesori perduti e civiltà dimenticate. Ma partiamo con il nostro viaggio. Pochi sanno che quello che potrebbe sembrare banalmente il mio giardino in realtà non lo è. Da alcuni documenti, rinvenuti da me medesimo nella mia libreria, pare che in realtà questo giardino in realtà sia il bosco selvaggio in cui vivono i membri di una tribù di pigmei. Ma avviciniamoci di soppiatto e mimetizziamoci tra gli alti fusti di questa erba. Ecco, vedete, c'è un buco nel terreno. Forse la prova dell'esistenza di questa piccola tribù di pigmei? O forse un semplice formicaio? Chi può dirlo? Pare però che l'attività principale dei pigmei sia quella di scavare buche o tunnel in cerca di pietre preziose. Questi pigmei usano un attrezzo speciale che loro chiamano piccone. Un martello a forma di punta appuntita, un po' come i picconi dei nostri minatori, insomma. Ma andiamo avanti. Ecco, ecco una scoperta eccezionale. Ci sono altre buche o, come vi dicevo, dei tunnel. I tunnel di una talpa o il misterioso popolo dei pigmei ha scavato un tunnel. Da recenti studi condotti dal professor Principe Mariolino, ricercatore di fama mondiale, risulta che questi tunnel attraversano tutta la Terra da parte a parte e noi, se li percorressimo, potremmo arrivare fino in Cina per poter ordinare del buonissimo sushi. Ma proseguiamo alla scoperta di questo piccolo popolo di pigmei. Da documenti in nostro possesso risulta che sono sopravvissuti solo 7 membri e oggi solo noi possiamo dirvi i nomi di questi pigmei. Ecco, i loro nomi sono Mammolo, Pisolo, Brontolo, Dottolo, Eolo, Cucciolo e ho già detto Pisolo, ecco, e tuttora è un mistero il nome del 7° pigmeo. Ma appizziamo l'orecchia e sentiamo. Sentite? Sentite, sì, sembrano proprio i versi dei minatori pigmei. Sì, eccoli, sono proprio loro. Proviamo ad avvicinarci con discrezione e speriamo che non si spaventino e scappino via. Buongiorno, amici pigmei. Io vengo in pace. Io, amico. Ecco, purtroppo, come potete sentire, non capiscono la nostra lingua. Proverò ad usare il loro linguaggio. Cari amici radioascoltatori bambini, siamo giunti in un momento drammatico. A quanto ho potuto capire e tradurre da questa strana lingua, pare che la loro donna delle pulizie sia caduta addormentata dopo aver mangiato una mela avvelenata. E ora solo il bacio di un principe possa risvegliarla. Amici, io devo dare questo bacio. Mi tocca darle questo bacio. Amici bambini, in questo momento stiamo per entrare nella storia. Il mio bacio potrà risvegliare la loro donna delle pulizie. Ecco, un piccolo bacio per un principe è un grande passo per l'umanità, per questa nuova scoperta scientifica. Amici, purtroppo dobbiamo interrompere il nostro viaggio e scappare da questa scoperta eccezionale perché pare che ci sia in atto una rivolta sindacale. Al prossimo viaggio e a nuove scoperte eccezionali da Mario Pio, principe esploratore, e tutto, passo la linea a voi, prego.
Come potete intuire, cari bambini e care bambine, ci sono guai anche nelle favole. D'altra parte, è importantissimo far valere i propri diritti. E con questa perla di saggezza vi stringo in un virtualissimo ma non meno affettuoso abbraccio e vi do appuntamento alla prossima domenica qui su Radio Kismet Opera con Senti chi parla, lo spazio radiofonico per i piccoli. Ciao amici!